Gianluca Priotti, buongiorno. Meeting Delfino numero 16, la prima domanda è: soddisfatto? Ah, fino adesso direi di sì. La prima giornata abbiamo fatto l'assemblea dei soci, che è andata bene, col bilancio approvato, insomma, avendo un bilancio importante, e oggi è appena terminata la prima edizione del faccia a faccia soci fornitori. Direi che come prima volta possiamo rimanere soddisfatti. Allora, adesso entriamo nel dettaglio. Pluridecennale, direi, ormai il meeting Delfino è una tradizione che non si può assolutamente farne a meno. Allora, questa volta a Madrid, e questa volta con una novità rispetto all'anno scorso, agli anni scorsi, quando c'era lo speed date. D'altronde bisogna anche un po' rinnovarsi. Allora, che cosa è stato fatto esattamente questa volta e qual è il giudizio, anche se è la prima volta? Dobbiamo sempre avere un po' di beneficio di inventario. Ma diciamo, il giudizio dovranno dare poi i fornitori e i soci ai posteri. Diciamo che dopo 6 anni di speed date era giusto cambiare, poi la formula diventava abbastanza pesante e lunga, visto poi i numeri. Perché aumentano i soci, fino, sono aumentati i soci e anche i fornitori, tra l'altro, quindi diventava complicata. Quindi abbiamo ideato questo nuovo format, faccia a faccia, dove sono stati 15 incontri che abbiamo chiamato round, dove i fornitori hanno incontrato 15 soci. Questi 15 incontri, di questi 15, 5 sono stati scelti direttamente dai fornitori, e gli altri sono stati sorteggiati in maniera casuale. Quindi questi round sono, diciamo, degli speed date un po' più rilassati, possiamo dire? Anche lunghi, perché rispetto ai 5 minuti che avevamo speed date abbiamo dato 10 minuti, quindi è stato, diciamo, uno speed date più rilassato, diciamo, più umano. Ma qui non tutti contro tutti, si fa per dire contro, ma avete un po' più selezionato, perché magari a volte c'era qualche incontro di cui non importava molto. Abbiamo cercato un po' di selezionare gli incontri, abbiamo anche privilegiato gli incontri tra soci e fornitori che magari non trattano i prodotti, quindi abbiamo dato l'occasione un po' per parlare in maniera rilassata per 10 minuti. Allora, come abbiamo già premesso, si potrebbe fare meglio. Se devo dire, quello che mi è sembrato meglio di tutto è stato il finale, il dopo, quando ho visto che invece di andarsene tutti a scappare a visitare Madrid, che peraltro ne varrebbe la pena, si sono invece fermati e hanno ripreso a chiacchierare. Questo mi è parso molto interessante. Una seconda parte dove c'era la possibilità di incontrare liberamente i soci e i fornitori che uno non aveva incontrato precedentemente, quindi era per noi, sai, una prova, non sapevamo come andava e fortunatamente sono rimasti. Poi tra l'altro abbiamo giocato un po' facendo votare il miglior faccia a faccia, abbiamo premiato i primi 5 soci, i primi 5 fornitori, e quindi, diciamo, è stato anche un modo un po' per giocare, insomma. Beh, adesso parliamo un po' dell'assemblea di ieri. Il dibattito interno a Delfino, su cosa verte? Il dibattito su Delfino in questo momento non è che ci sia un dibattito, fondamentalmente. È stato approvato il bilancio del 2022, il progetto che è più importante che cui stiamo curando è sicuramente la nuova sede, che è in piena costruzione. Non ci state più? No, non ci stiamo più, perché siamo cresciuti come numeri e soprattutto è cresciuto il fatturato dei prodotti a marchio. Gli spazi che abbiamo a magazzino ad Altè, da una nuova sede, nella nostra attuale sede, sono ristretti. Quindi abbiamo mostrato, insomma, la nuova sede che si sta costruendo. Pensiamo che i primi mesi del prossimo anno dovremo terminare tutto e quindi faremo un'inaugurazione di questa nuova sede che sarà più funzionale. Ma quindi il prossimo meeting Delfino sarà ad Altedo? So se il prossimo meeting, prima del prossimo meeting spererei di fare questa inaugurazione, diciamo, magari a primavera. Quando si cambia casa vuol dire che le cose si allargano, soprattutto vuol dire che o la famiglia cresce o tutte e due. Diciamo sì, sicuramente l'esigenza, poi bisogna sempre investire e rendere gli spazi ottimali. La scelta della costruzione nasce dal fatto che da zero, senza andare a comprare capannoni già fatti, cercare di ottimizzare meglio gli spazi e quindi di rendere più efficiente tutte le operazioni. E quindi, diciamo, questo sicuramente è l'investimento più grande che si appresta a fare il gruppo. Senti Tiberio, uno degli argomenti molto trendy in questo periodo è l'elettrico che guarda l'ITS e l'ITS che guarda l'elettrico. A questo proposito, che mi dici? È uno sguardo che dura da un po', dell'elettrico sull'ITS. Ma noi guardiamo il nostro campo, nel senso, classico dell'ITS. Noi all'interno della nostra compagine sociale abbiamo
già 3-4 soci che dall'elettrico sono passati all'ITS, e abbiamo uno o due soci che stanno provando ad allargare dall'ITS all'elettrico, quindi diciamo è un mondo che in qualche modo vediamo alcuni segnali all'interno di Delfino. Poi sicuramente stare attenti ai segnali, ma i segnali da qualche anno dobbiamo stare attenti. Ma non è che fra un po' Delo, si chiama così il vostro marchio, farà anche le lampadine? No, per adesso lo escludo, nel senso che abbiamo ancora tanto da fare nella parte termoidraulica. Io penso che uno debba fare quello che conosce meglio, fare altro, insomma, prima facciamo le cose che sono le nostre corde, che ne abbiamo ancora tante da fare, insomma. Parlando spesso con il presidente di Angaisa, commentiamo i dati del mercato, che peraltro quelli di Angaisa non sono dati scientifici, però sono dati di tendenza. Ecco, mi pare che l'inizio del 2023 non sia stato gioioso quanto il 2022 o il 2021. Ecco, per voi com'è andata? Diciamo che è chiaro che dopo due anni, dove si è cresciuti, credo... difficile fare meglio. 52% rispetto a due anni prima, chiaro, tutti abbiamo fatto un budget abbastanza contenuto, insomma, penso che sia un anno di stabilizzazione questo qua. Noi dati che abbiamo all'interno del gruppo, i primi 4 mesi mediamente registriamo un più 4 o più 4,5% sul 2022, che ritengo un dato ancora molto buono, perché pensando a quello che abbiamo fatto, che è molto simile poi ai dati Angaisa, per esempio i dati Angaisa davano un 3,20, 3,26 a marzo. Quindi nonostante ci sia questa un po' aura negativa qua tra fornitori e soci, ovvero aprile abbiamo registrato una flessione dovuta soprattutto ai giorni lavorativi che sono stati pochi, maggio ha piovuto sempre, quindi diciamo ci sono alcune condizioni esterne. E poi ci sono altre in questo 2023 condizioni esterne, sì, che condizionano ovviamente. Tensione, qualche prezzo sta calando, poi quando... Il fotovoltaico, il governo... Poi c'è anche da dire che quando uno è abituato per due anni a crescere così tanto, già vede uno zero e c'è un allarme, c'è un po' di isteria nel nostro settore. Io credo che le cose vanno viste... secondo me è lungo tempo e non dobbiamo dimenticarci cosa abbiamo fatto in questi due anni, che credo che sia una cosa abbastanza difficile da ripetere, quindi io sono ancora fiducioso e bisogna stare sempre coi piedi per terra e non farsi prendere dal panico, insomma. A volte anche il pareggio è un buon risultato per raggiungere lo scudetto, insomma. Okay, meglio uno che zero. Ma senti, già me ne hai un po' parlato la scorsa settimana in fase di presentazione. Adesso quanti sono i soci? Sono 53. 53. Tocchiamo... Siamo cresciuti di qualche unità. Sì, siamo cresciuti di qualche unità, siamo presenti in 16 regioni d'Italia. Cosa vi manca? Manca Sicilia, Sardegna, Molise e Valle d'Aosta, però diciamo cercheremo di colmare queste mancanze, però cerchiamo, come ho detto tante volte, soci che rappresentano un po' il nostro modo di pensare, e quindi la nostra selezione sembra una persona abbastanza mirata. Sì, d'altronde io ne faccio una questione di bandierina nelle regioni, ma poi immagino e spero ne facciate un'altra. La guardiamo da tutte le angolature la bandierina, quindi non vogliamo crescere per crescere. E invece la platea dei fornitori è più qualificata, come la descriveresti? I nostri fornitori? Sì. Ma diciamo i nostri fornitori quest'anno al meeting sono cresciuti come numero di fornitori, sono 46 fornitori sconto, quindi è cresciuto. La platea, noi abbiamo sempre privilegiato rapporti anche di lunga data con i fornitori, quindi la platea cercando, anche lì guardiamo molto i fornitori nel loro bilancio, nella loro voglia di innovare, nelle caratteristiche del territorio, quindi cerchiamo sicuramente alcuni fornitori che abbiano queste caratteristiche, e direi che cerchiamo
come ti ho detto, rapporti non mordi e fuggi, ma rapporti per costruire nel tempo, insomma. Quindi c'è un dibattito con loro, non è una semplice, una mera questione commerciale, anche se... Allora, c'è sempre un po' il gioco delle parti, però io dico che i fornitori, noi siamo a braccetto, i fornitori sono fondamentali per noi, come noi siamo fondamentali per loro, quindi se un obiettivo è comune dobbiamo sempre trovare una quadra insieme, cioè non è una lotta, dico io, cioè il mercato è il mercato di tutti, quindi se è un lago dove dobbiamo nuotare è meglio farlo andando d'accordo. Senti, adesso ti voglio fare una domanda, che la domanda è un po' impegnativa. Allora, io che frequento anche il mondo elettrico sento dire che gli installatori elettrici, non diciamo che sarebbe cattivo dire che sono meglio degli idraulici, però che sono più propensi ad acculturarsi, avendo dedotto che la cultura è business. Voi come la vedete questa cosa e tentate di fare, di agire in questo senso? Probabilmente c'è un fondo di verità, nel senso che poi l'impiantista elettrico, poi avendo a che fare con la luce, con, insomma, elementi abbastanza più pericolosi anche, quindi nel suo DNA ha sicuramente più la voglia di aggiornarsi. Devo dire che però l'installatore termoidraulico ha tantissime attività, compiti o mansioni che l'elettrico non ha, nel senso che il mondo impiantista ormai è legato alla casa, è abbastanza complesso, quindi diciamo sono figure che anche lì si stanno selezionando attraverso i vari corsi, F-Gas, eccetera, cercando di... Noi cerchiamo sicuramente di aiutarli attraverso incontri formativi, hangai, insomma, cercando di seguire i canali classici per farli un po' sempre aggiornare, ecco, questo un po'... Però questa dicotomia tra elettrico, c'è anche poi ormai... alcuni che fanno tutte e due, la tendenza ormai è creare l'azienda, fanno tutto, quindi è una divisione ancora più anche clienti più interessanti. Sì, allora, sì. Se riescono a fare i lavori bene, dico, sono sicuramente per il futuro possono essere sicuramente interlocutori importanti. Vabbè, credo che abbiamo detto tutto, quindi riassumiamo gli appuntamenti, la prossima volta che ci vedremo. Quindi, inaugurazione della nuova sede, ma entro il 2023? No, sarà i primi mesi del 2024, prevediamo. Quindi all'inizio del 2024, sì. Inaugurazione e meeting numero 17. Il numero 17, speriamo che porti bene il 17, il 2024. E poi domani ancora dobbiamo finire il meeting, abbiamo il convegno domattina, poi che ancora abbiamo... questo pezzo, la parte culturale, esattamente, che si svolgerà domani. Vabbè, è sempre bello nuotare per questo delfino nel mare Tiesi, in ogni caso mi pare che... Io fortunatamente ancora mi diverto, anche perché sono in mezzo a persone con cui condivido tante cose e anche tanti valori, quindi sto bene. Va bene, allora a questo punto arrivederci al 2024 per tanti eventi. Grazie, al 2024 allora, ciao Giancarlo. Grazie.